Alessia Pupo è la responsabile del settore femminile della storica società di calcio a 5 di Tolentino, Cantinieri Unite. Oggi siamo al Palazzetto dello Sport per il momento conclusivo di un progetto che si chiama Io Calcio a 5, che ha coinvolto un istituto comprensivo di Tolentino proprio per la diffusione di questa pratica sportiva. Sì, il progetto nasce da una idea della divisione calcio a 5 nazionale e dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. È diretta a tutte le società di calcio a 5 del territorio e quindi anche a noi delle cantine riunite. Lo scopo del progetto è molto semplice: portare il futsal, il calcio a 5, nelle scuole e quindi avvicinare i ragazzi in una maniera un pochino più tecnica e più professionale a questo meraviglioso sport che è il calcio a 5. Come si è sviluppato questo progetto nelle scuole e che tipo di risposta avete ricevuto? Ma il progetto innanzitutto è piaciuto moltissimo, questo perché? Perché il calcio in generale è uno degli sport più praticati in Italia. La piacevole sorpresa è stata quella che moltissime ragazze, moltissime bambine si sono avvicinate anche loro con entusiasmo e passione a questo sport. Volevo ringraziare l'Istituto Comprensivo Lucatelli che ci ha dato l'opportunità attraverso nostri istruttori di andare nelle scuole, nelle classi e quindi insegnare proprio le tecniche base del calcio a 5, un primo approccio che speriamo si possa ripetere anche nei prossimi anni. Fabrizio Palmieri è un tecnico della Cantinieri Unite Tolentino che ha seguito direttamente all'Istituto Comprensivo Lucatelli di Tolentino il progetto Io Calcio a 5. Come vi siete approcciati con i ragazzi? Che tipo di insegnamento avete fornito loro e che risposte avete ricevuto? Ci siamo approcciati con i ragazzi con dei giochi semplici di attività motoria, quindi capacità coordinative che riguardano proprio nelle scuole, insomma, l'attività motoria. Abbiamo avuto un ottimo riscontro sia dal punto di vista motorio e anche proprio di partecipazione. I ragazzi, i genitori, le maestre sono stati molto contenti dell'attività svolta e poi soprattutto un ottimo riscontro con le ragazze che hanno visto che anche nel calcetto possono benissimo partecipare e riuscire nei giochi come anche i loro coetanei maschi.